Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia, notiziario che apriamo con una brutta notizia di un incidente stradale accaduto a Morsano a Tagliamento, l'ennesimo incidente su questa ferrata che unisce Portogruaro a Udine, una tragedia della strada dove muoiono una donna e una bimba di 5 anni. Vediamo. Terribile incidente, l'ennesimo, sul rettilineo della strada ferrata. Un impatto fatale per una bimba di soli 5 anni, Caterina Cecchetto di Blessaglia di Pramaggiore, che si trovava nella Hyundai di famiglia con i genitori e la sorella più grande. E per la conducente di un altro mezzo incidentato, una 36enne di Pieve di Cadore, Romina Toffoletto, alla guida di una Passat Station Wagon. La sorella della bimba, 13enne, è grave ma sarebbe fuori pericolo di vita con i genitori, Nevio Cecchetto, 43 anni, e Nadia Berardo, 44, anche loro gravemente feriti. Le ragioni dello schianto avvenuto ieri sera verso le 19:30 sulla strada ferrata che da Portogruaro porta a Udine, nel territorio comunale di Morsano a Tagliamento, non sono ancora state chiarite. Forse l'asfalto viscido ha giocato comunque il proprio ruolo. Le dinamiche sono ora al vaglio della Polizia Stradale di Udine. All'improvviso una delle due automobili ha sbandato con l'impatto che è stato inevitabile, devastante. Sul posto sono arrivate prontamente tre ambulanze dal Udine Codro e poi dalla Tisana, mentre i vigili del fuoco di San Vito Tagliamento e di Cervignano e di Udine si sono prodigati per estrarre i feriti e le salme da ciò che rimaneva delle auto. La bambina di 5 anni di Pramaggiore e la conducente dell'altro veicolo, Romina Toffoletto, sono morte sul colpo a causa della violenza dell'impatto. In condizioni appunto critiche la sorella 13enne, mentre i genitori sono stati poi trasferiti in codice rosso negli ospedali della zona, ma fortunatamente fuori pericolo di vita. Si trovano in prognosi riservata. All'origine ci sarebbe un tamponamento di una Saab in arrivo da Portogruaro con a bordo un uomo e la compagna che avrebbe tamponato la Passat. A quel punto il conducente della Saab, che dopo lo schianto sarebbe uscito autonomamente dal veicolo, avrebbe quindi perso il controllo del mezzo e invaso la corsia opposta, finendo così addosso alla Hyundai sulla quale si trovava la famiglia di Pramaggiore. Uno schianto frontale violentissimo che non ha lasciato scampo alla bambina. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare per estrarre i feriti e le due salme da ciò che rimaneva delle loro auto. E a Gorizia un'importante operazione da parte della Guardia di Finanza ha permesso di sequestrare 13 auto di contrabbando. Vediamo. Erano residenti nel territorio nazionale da anni, avevano ottenuto il rilascio di carte d'identità, patenti di guida e permessi di soggiorno. Lavoravano stabilmente in Italia come liberi professionisti o dipendenti e in alcuni casi era stata loro riconosciuta la cittadinanza italiana. Tuttavia erano proprietari o utilizzatori di autovetture, anche di lusso e di grossa cilindrata, immatricolate in paesi extra Unione Europea, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione alla temporanea importazione dei veicoli per uso privato. La norma, infatti, richiamando i principi della Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati, stipulata a New York il 4 giugno del 1954, prevede che i cittadini extracomunitari residenti nei paesi dell'Unione Europea e proprietari di veicoli immatricolati in paesi non comunitari devono obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del veicolo prima di farne uso per fini privati nel territorio dell'Unione Europea. In questo modo erano riusciti ad evadere dazi doganali per circa 20.000 euro, ad evitare il pagamento del bollo auto, a beneficiare di prezzi molto vantaggiosi per le coperture assicurative e a rendersi irreperibili in caso di violazioni al codice della strada non contestate immediatamente. Sono stati però scoperti dalla Guardia di Finanza di Gorizia, che negli ultimi mesi ha eseguito il sequestro amministrativo di ben 13 autovetture del valore complessivo di circa 200.000 euro, immatricolati in paesi non comunitari come l'Ucraina, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, la Moldavia, ma di proprietà o utilizzati da cittadini extracomunitari residenti in Italia, in particolare nelle province di Gorizia, Udine, Bergamo, Brescia, Reggio Emilia, Padova, Belluno, Ascoli Piceno e Roma. Ai trasgressori è stato contestato di conseguenza il contrabbando nell'importazione temporanea di veicoli, che puniscono con sanzioni quindi amministrative da 2 a 10 volte i diritti di confine evasi coloro che sottraggono i veicoli extra Unione Europea al pagamento dei dazi doganali, prevedendo inoltre la confisca delle auto importate illegalmente. Un pitone in strada sotto la pioggia, l'ho avvistato tra Ragogna e Folgheria nel Friuli, una donna che stava camminando sul bordo della carreggiata e che ha notato qualcosa che si muoveva. Per
Pioveva molto e sebbene fosse quasi mezzogiorno non si vedeva bene. La signora ha chiamato altri passanti e tutti si sono avvicinati a quella strana cosa sulla carreggiata, scoprendo che non si trattava di un gattino abbandonato né di qualcosa trascinato dal vento, come un sacco nero o una borsa di plastica. Era in realtà un pitone ed è scattato così l'allarme. I passanti hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno raggiunto il punto dell'avvistamento. Effettivamente si trattava di un grosso serpente. L'animale è stato così catturato dai pompieri che poi hanno contattato un erpetologo per capire di che serpente si trattasse. E adesso andiamo a Monfalcone, Regione e Fiom assieme per rivedere la viabilità per Fincantieri. Livio Menon, segretario provinciale della FIOM di Gorizia, oggi ha partecipato all'incontro con la Presidente Saracchiani e l'Assessore Santoro. Un commento? Ma un commento positivo sicuramente sulla viabilità. Abbiamo avuto delle risposte concrete dove vanno a risolvere tutta una serie di problematiche di viabilità dei parcheggi per le aziende più grosse del territorio, in particolare per Fincantieri. Abbiamo avuto un'attenzione importante da parte della Regione sulla questione dell'appalto della legalità. È evidente che dobbiamo fare dei passaggi a livello nazionale, perché comunque la materia è e riguarda tutti i cantieri del territorio italiano, ma è altrettanto evidente che comunque la Regione ci dà la possibilità poi di andare a migliorare e affrontare le problematiche all'interno degli appalti in Fincantieri, problematiche grosissime che vanno a trovare delle soluzioni un po' particolari, in quanto all'interno di Fincantieri ci sono delle situazioni diverse sia sulla legalità degli appalti sia poi sui diritti e doveri all'interno della Fincantieri per i lavoratori. Assessore Santoro, oggi all'incontro con le organizzazioni sindacali di Fincantieri si è parlato anche di viabilità. Ci sono dei progetti già in essere, quali sono? Sì, più che progetti sono delle vere e proprie vie di realizzazione, perché abbiamo la strada della cosiddetta Via dei Cannetti, che è una delegazione amministrativa FVG Strade. Sono in corso le procedure di gara, si stanno aprendo le 17 buste delle 17 imprese che hanno partecipato alla gara. Per i primi di dicembre avremo l'aggiudicatario e per l'inizio del 2017 l'avvio dei lavori, che prenderanno circa 10 mesi di lavoro, e quindi entro quest'anno che viene, il 2017, primo inizio 2018, la strada ci sarà. In più abbiamo convenuto col comune di Staranzano il finanziamento per la progettazione dell'accesso alla zona industriale Schiavetti Brancolo, che passa attraverso appunto il comune di Staranzano per poi svilupparsi all'interno del consorzio industriale. E in più mobilità non è solo mobilità privata e quindi soluzione di problemi infrastrutturali, ma anche regia sulla mobilità pubblica, e quindi abbiamo ricevuto una serie di richieste nei giorni passati sull'affinamento, diciamo così, dell'orario dei mezzi pubblici con gli orari dei turni di Fincantieri. Stiamo parlando di molte decine di persone che si muovono con i mezzi pubblici e che quindi diventa un'alternativa anche al tema dei parcheggi e al tema della viabilità. Con l'azienda dei trasporti locali abbiamo stilato una serie di possibilità che metteranno in aumento circa 18.000 chilometri di nuove linee che possono soddisfare appunto i nuovi turni che in Fincantieri si sono predisposti per i lavoratori, dando quindi una serie di soluzioni per fare in modo che il quartiere di Panzano possa sempre di più essere sgravato di un traffico che non gli appartiene e soprattutto non è coerente con la residenzialità del quartiere stesso. Presidente Saracchiani, oggi ho incontrato le organizzazioni sindacali di Fincantieri, molti temi al tavolo. Che cosa può fare la Regione? Beh, dopo l'incontro avuto con l'azienda ho ritenuto opportuno incontrare le organizzazioni sindacali. Alcuni temi sono ahimè noti, riguardano il protocollo di legalità, riguardano ovviamente le situazioni di lavoro all'interno dello stabilimento. Sappiamo che è uno stabilimento complesso, una complessità dettata sicuramente dal numero dei lavoratori, dalla complessità delle lavorazioni, dall'impatto ambientale e anche
anche evidentemente sulla vita della popolazione della comunità di Monfalcone, però siamo anche coscienti che con questa collaborazione che può mettere a disposizione l'amministrazione regionale insieme all'amministrazione comunale e insieme alle organizzazioni sindacali possiamo trovare alcune soluzioni. Oggi in parte le abbiamo trovate sulle questioni di viabilità che da tanto tempo cercavamo di risolvere, e ovviamente sarà mia cura cercare di procedere con velocità anche sulla questione appalti e subappalti, a partire dal protocollo di legalità che dovrebbe essere sottoscritto in tutti gli stabilimenti Fincantieri a livello nazionale e che ovviamente avrà una sua specificità per quanto riguarda lo stabilimento di Monfalcone. La presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, è intervenuta ai festeggiamenti per i 10 anni dell'associazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus, nel corso dei quali è stato presentato il progetto Home Special Home, una casa per l'autismo. Si tratta di un luogo prezioso, ha osservato Serracchiani, riferendosi alla sede dell'associazione in via Perugia Felletto Umberto, dove si svolgono molteplici attività a favore delle persone autistiche e che sarà oggetto di riqualificazione, così come indicato da Elena Bulfone, presidente del progetto Autismo Friuli Venezia Giulia Onlus. La Regione, secondo Serracchiani, approfondirà le possibili strade per continuare a contribuire e a sostenere il progetto. Sull'autismo, ha affermato la Presidente, si stanno compiendo importanti progressi e in questa Regione abbiamo scelto di istituzionalizzare il sistema dell'autismo perché, al di là delle positive esperienze di volontariato e delle importanti iniziative sul territorio, dobbiamo fare squadra con progetti che rientrano in quelle linee regionali che ci permettono di individuare lo schema di gioco migliore per affrontare questa patologia e superare le difficoltà. La Presidente ha ringraziato l'Associazione per le numerose attività svolte, per la decennale esperienza sul territorio e per l'impegno assunto con l'importante piano descritto, e ha ribadito l'attenzione posta dalla Regione al settore socio-assistenziale. E adesso ci spostiamo a Venzone per un importante restauro proprio a cura della Regione, che ha restaurato le sculture del Duomo di Sant'Andrea. Vediamo. Presidente, ricostruire dov'era e com'era, e oggi è un simbolo anche per le popolazioni terremotate del centro Italia, questo Duomo di Venzone. Questa è una giornata importante per la comunità di Venzone, ma per tutta la regione e in particolare per il Friuli, che venne colpito 40 anni fa dal terremoto. Oggi abbiamo restaurato le 12 statue che andarono perse nella distruzione tra maggio e settembre. Le abbiamo restaurate e adesso stiamo lavorando alle copie, perché il prossimo anno, a maggio, vorremmo ricollocarle, ovviamente le copie perché non è possibile diversamente, collocarle in cima al Duomo. Questo significa completare la ricostruzione ed è un segnale importante, simbolicamente importante anche per le popolazioni dell'Italia centrale, che sono state duramente colpite e che possono vedere nel Duomo di Venzone la possibilità di ricostruire dov'era, com'era, addirittura con le stesse pietre. Credo che questo sia davvero, in termini simbolici, l'aiuto più prezioso che possiamo dare a quelle persone. Con quest'ultimo servizio, gentili telespettatori, termina quella che è l'informazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.